12 punti per riformare la giustizia. Riduzione dei tempi nella giustizia civile, riforma del CSM, accelerazione del processo penale, riforma della prescrizione e revisione delle intercettazioni. Ecco alcune delle linee guida su cui il governo ha chiesto la più ampia consultazione. Lo stesso metodo utilizzato per la riforma della pubblica amministrazione. Noi vogliamo che di questo tema discuta l'Italia. Sono 20 anni che sulla giustizia si litiga senza discutere. Cioè, io credo che sia l'occasione per recuperare alla giustizia il suo carattere, cioè quello di grande infrastruttura democratica, un grande strumento a servizio dei cittadini. E questo penso sia il messaggio più forte che vogliamo dare scegliendo questo metodo. Devo dire che questa riforma della giustizia è un grandissimo risultato e spero davvero che possa questa riforma essere la riforma ricordata per avere cambiato il sistema della giustizia in Italia. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche l'approvazione del piano di smaltimento della Costa Concordia. E ha approvato il progetto di smaltimento della nave a Genova. Credo che la discussione politica che ci sia stata nelle ultime ore sia una discussione che non possa mascherare o cancellare quello che è accaduto, cioè che nei tempi previsti questa nave verrà smaltita in Italia. Un consiglio preceduto da un vertice sull'immigrazione a fronte dei nuovi sbarchi e delle nuove morti. In questo momento noi ci sentiamo di dire che ogni sforzo sarà fatto contro i mercanti di morte. 200 sono gli scafisti arrestati nell'ultimo anno, sono 200 scafisti che devono stare in galera fin quando non riveleranno anche i nomi dei loro complici e non ci consentiranno di capire davvero fino in fondo tutto il giro che si fa per finanziare le organizzazioni che su questo traffico di esseri umani lucrano al di là del Mediterraneo e oltre la sponda africana, perché si tratta di interventi, quelli dei trafficanti di morte, che avvengono anche nel Sahara e in tutto il Corno d'Africa. Il Premier ha poi commentato il primo giorno di votazioni in Commissione Affari Costituzionali al Senato per le riforme costituzionali. Alla faccia dei gufi, il percorso è iniziato, si è iniziato a votare, si è votato su alcuni importanti articoli in Commissione e proseguirà nelle prossime ore il lavoro. Siamo molto molto convinti e ottimisti che possa andare bene. Ringrazio le senatrici e i senatori. Rispetto invece al tema posto oggi dal Movimento 5 Stelle, domani il Partito Democratico formalmente risponderà con una lettera a 5 Stelle sul tema della legge elettorale e delle riforme.